Brembo presenta Decifrare la stagione della Ferrari 2023 è davvero molto difficile perché si parte con un progetto vecchio come concezione, c'è poca capacità reattiva, i primi sviluppi arrivano soltanto a Barcellona, ma poi di fatto arrivano col contagocce, quindi molto limitati nel tempo. Questo ha frenato la crescita tecnica della SF23 e soprattutto non ha dato ai piloti la possibilità di essere incisivi sul passo gara, dove ci sono i maggiori problemi. Cosa serve da adesso in poi, da settembre in poi? Beh, certamente dopo aver ottenuto con le pance in stile Red Bull una maggiore capacità di schiacciamento verticale, serve un telaio e in particolare una sospensione capace di gestire il maggior carico aerodinamico, riequilibrandolo sui due assi anteriore e posteriore e quindi dando ai piloti la sensazione di una vettura più guidabile e soprattutto più sincera sul passo gara. Questi sono gli obiettivi di Ferrari. GP ha voluto ripercorrere la prima parte di stagione Ferrari per effetto dei suoi sviluppi tecnici. Questa è l'analisi di CronoGP. La prima parte di stagione ha evidenziato alti e bassi. Ora iniziamo ad avere un quadro più chiaro della situazione. Sappiamo dove sono i punti deboli e quali sono i punti di forza. Seppure con molto ritardo, la capacità reattiva di Ferrari sta lentamente portando ad un miglioramento. Da inizio stagione gli innumerevoli aggiornamenti e correzioni hanno stravolto il progetto SF23, soprattutto nell'impostazione aerodinamica. È proprio la galleria del vento che ha rivelato subito le criticità aerodinamiche di un progetto nato vecchio ed incapace di risolvere i problemi di carico della vecchia monoposto. Le pance larghe compromettono l'efficienza del fondo, limitando le sinergie con alettone e diffusore ai fini dell'effetto suolo. I flussi non interagiscono con la parte bassa della monoposto, lavorando a compartimenti stagni solo sull'alettone. I convogliatori corti della vecchia struttura aerodinamica riducono lo spostamento dell'aria verso l'esterno, inibendo la capacità di generare potenti vortici a difesa del fondo. La vecchia SF23 paga un ridotto carico aerodinamico che, peraltro, prevale sull'asse posteriore. Il lavoro converge su nuove mappe di carico per riequilibrare la deportanza, con l'obiettivo di ridistribuire al meglio il carico a seconda di piste e assetti, ma che si scontrano sempre col limite progettuale delle vecchie pance. I vertici Ferrari, di fronte ad un progetto non più sviluppabile, optano per un radicale cambio dell'aerodinamica che, forzatamente, va nella direzione del progetto Red Bull. A Barcellona, la SF23 abbandona le pance larghe caratterizzate da un sistema di raffreddamento concentrato interamente nella parte superiore. L'evacuazione del calore, tramite le prese, arricchisce il flusso sopra le pance che, proprio per la forma a salire della parte terminale, convoglia l'aria sull'alettone concentrando la ricerca della deportanza sull'aerodinamica superiore. Ma questa soluzione espone la monoposto ad una maggiore resistenza all'avanzamento rispetto alle pance in stile Red Bull che convogliano i flussi in basso, generano un vortice a protezione del fondo potenziando l'effetto suolo. Questo sposta il centro di deportanza da sopra sotto la monoposto, migliorando il coefficiente di penetrazione. Cambia anche la funzione dell'est duct, che meno supporta il raffreddamento, prima sopra la pancia, ma alimenta il flusso che scorre sulla carrozzeria a vantaggio della deportanza. La nuova aerodinamica è tutta da scoprire. Aumenta il carico, ma inizialmente la SF23 perde il bilanciamento che, solo a partire dal Canada, viene faticosamente ristabilito. A cascata, telaio e sospensioni, soggetti a diverse sollecitazioni, vengono adattati ai nuovi livelli di carico.
Per ripristinare la trazione, i tecnici Ferrari aggiornano i settaggi differenziale, un importante supporto che aiuta a perfezionare la distribuzione della potenza, la trazione elettrica e l'appoggio in accelerazione. Questo porta a vantaggi anche in percorrenza curva, quando, con vettura in appoggio, la coppia con prevalenza sulla ruota esterna imprime un effetto sterzante alla monoposto. Fattore che riduce il sottosterzo, contiene il pattinamento del battistrada, evitando surriscaldamenti della mescola. La distribuzione ottimizzata della potenza abilita regolazioni sospensione più elastiche, che consentono alla ruota interna più scarica di copiare i cordoli, conservando grip e aderenza. Il controllo elettronico del differenziale è customizzato a seconda delle curve e delle forze che agiscono sulla monoposto in rollio e beccheggio. Questo permette di massimizzare l'aderenza dell'asse posteriore anche nelle fasi di ingresso curva, con trasferimento di carico che alleggerisce l'appoggio gomma. In questi transitori le ruote anteriori sterzate devono vincere la forza centrifuga per direzionare la vettura e le mappature differenziali agevolano questo processo, migliorando la precisione di guida che disegna una traiettoria d'uscita più veloce, pulita e scorrevole. In Canada ed Austria i primi miglioramenti che non vedono continuità in Gran Bretagna a Silverstone. Parte dello sviluppo è focalizzato sull'adattamento delle monoposto alle piste e alle caratteristiche ambientali. Per il Gran Premio di Ungheria le alte temperature richiedono un setup aerodinamico dedicato per migliorare il raffreddamento. Griglie laterali allungate, prese d'aria sul cofano più ampie, lavorano in depressione. È l'aerodinamica più carica che potenzia l'aspirazione del calore da pance e radiatori, periferiche delegate a smaltire la temperatura delle camere di combustione e teste che raggiungono gli stress termici in assoluto più elevati. Il circuito idraulico, progettato per lavorare a 2,5 bar di pressione, alza a 120 gradi l'ebollizione dei fluidi, garantendo una riduzione della superficie radiatori. Cicli di carica e scarica sempre più frequenti richiedono un raffreddamento della parte ibrida ancora più efficiente, che completa il quadro affidabilistico e di prestazione del Power Unit Ferrari. Con il Gran Premio del Belgio, Ferrari riprende quota con il terzo podio stagionale con Leclerc, invertendo il trend negativo delle ultime due gare. 7 giorni fa eravamo qui a dire che la McLaren volava, mentre noi eravamo in una situazione difficile. Oggi siamo sul podio e la McLaren è dietro, quindi credo che si debba mantenere saldamente i piedi per terra, lavorare con calma e affrontare gara dopo gara. Il lavoro a cui si riferisce il team principal Ferrari è l'ultimo step di evoluzione, previsto dopo l'estate, che introduce nuove soluzioni correttive al retrotreno, migliorative per i problemi della SF23, ma che anticipano alcune soluzioni che vedremo sulla monoposto 2024. Continua a crescere la McLaren sotto la supervisione di Andrea Stella e proprio in Belgio il sabato Piastri ottiene un altro prestigioso podio. Ma è Rebecca Menichino che ci vuole proporre uno spaccato di Norris, ottavo in campionato, che ha ottenuto delle prestazioni straordinarie, addirittura 2 podi in questa stagione con una monoposto che sta crescendo rapidamente. La passione per la fotografia, le risate, trasmettere in streaming i suoi momenti di gioco, fanno di Lando Norris un ragazzo amato ed ammirato dai giovani. A seguito di un inizio di stagione in salita, la sua MCL 60 è stata stravolta da importanti aggiornamenti portati dal Gran Premio d'Austria. Da allora, il giovane inglese è diventato protagonista di una svolta positiva. In poco tempo il suo nome è tornato ad essere sulla bocca di tutti e non solamente per la ragazzata commessa sul podio del Gran Premio d'Ungheria, quando nel trambusto generale
ha fatto cadere la coppa del vincitore, Verstappen, mandandola in frantumi. Ma anche, e in modo particolare quando si tratta di voci di mercato, difatti diversi quotidiani internazionali lo vedono già indossare il rosso Ferrari, mentre altri, in un'estate calda di cambiamenti, sottolineano l'interesse da parte di Red Bull. Guidando finalmente una vettura che gli permette di regalare nuovi successi e sempre più ambizioni allo storico team inglese, Norris ha dimostrato una velocità inaspettata in qualifica e gare ricche di sorpassi e difese contro i più esperti. Anche in quest'ultima gara ha dimostrato grandi capacità, ad esempio nel gestire le gomme, allungando lo stint della gomma soft che gli ha permesso di effettuare parecchi sorpassi. Ha avuto inoltre un buon passo gara ed un'importante ed efficace rimonta sino alla settima posizione. Infine, le opinioni sul classe 99 continuano ad essere ancora parecchio contrastanti. Norris comincia a sentire il confronto con un sempre più veloce ed affamato compagno di squadra, il debuttante Piastri. Tuttavia, sui social, i più giovani elogiano e incoronano l'inglese come uno dei piloti emergenti migliori del momento. Dopo la pausa estiva, la pista continuerà a parlare a suo favore? Lo scopriremo presto.